Ah, suoniamo qualcosa, va? Vediamo, qua lo metto così o così? Ciao, sono Emanuela e oggi ti volevo parlare di un argomentino facile, facile. Faccio una pillola generale così do una risposta un po' a tutti quanti, sia a quelli che mi hanno già scritto, sia a tutti quelli che nel futuro faranno questa domanda e quindi avranno già un contenuto pronto. Posizione del sax, frontale o laterale? Proviamo a capirne qualcosa insieme e ti do il mio punto di vista. Quando suoniamo il sax abbiamo due opzioni, tenere il sax di fronte a noi oppure tenere il sax di fianco. Cosa vuol dire avere il sax di fianco? Praticamente io adagio il sax da questa parte qui alla mia coscia, quindi ce l'ho di fianco, ok? Quando invece io decido di avere lo strumento di fronte a me, lo metto esattamente di fronte a me. Questo vale sia per il sax alto che per il sax tenore. Che differenza c'è fra avere il sax di fronte o il sax di lato? Assolutamente nessuna, a mio avviso, è solamente una questione di comodità. C'è chi è più comodo ad avere il sax di fronte e chi è più comodo ad avere il sax di lato. Questo in base anche alla posizione che abbiamo mentre suoniamo, perché se io sono seduta avrò una certa preferenza per una o l'altra cosa, che adesso cercherò di spiegarti. Se sarò in piedi anche lì avrò determinate preferenze. Quando suono il sax alto, che io sia seduta o che sia in piedi, preferisco sempre averlo di fronte a me, per una questione mia di comodità, di diteggiatura, di proprio di comodità generale dello strumento. Nel tenore, invece, quando suono seduta, per forza di cose devo averlo di fianco a me. Quando invece suono in piedi preferisco averlo di fronte a me perché riesco a gestirlo meglio. Ora la questione è, la domanda che mi viene fatta è: come faccio ad avere una corretta posizione? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, ti dico quello che vale per me e spero che possa essere utile anche a te. Il sax ha questo bottone dove io vado a appoggiare il mio pollice della mano sinistra quando suono, ok? La linea generale è che questo bottone deve essere sempre di fronte a me. Quindi quando io suono di fronte, giustamente il bottone è di fronte a me. Quando io suono di lato, questo bottone deve dirigersi sempre verso me. Cioè, quindi il bottone non è che deve stare girato da questa parte quando suono di fianco, deve essere sempre direzionato verso di me. Quindi questo significa che lo strumento un pochettino si gira verso di me. Questo significa anche che il keyer deve essere perfettamente in linea. Quindi io ho il bottone diretto verso di me e mi vado a sistemare il keyer in modo che il bocchino sia dritto, ok? Se io ho invece lo strumento di fronte, non c'è bisogno di fare assolutamente niente perché il keyer è già dritto nella sua posizione naturale e va direttamente in bocca. Quando io invece vado a metterlo di fianco, ho bisogno di girare leggermente il keyer verso, parliamo di mezzo centimetro, non è che dobbiamo girare il keyer completamente, sennò poi lo strumento non suona più. Bottone sempre verso di me, che si dirige verso di me, ok? E vado a suonare in questa posizione. Lo strumento da questa parte, vedi che non ha gabbie, non ha chiavi, va a appoggiarsi sulla mia coscia, ok? Quindi si poggia in questo modo. Stessa cosa vale per il tenore, stesso identico discorso. Quindi chi è che fa il gioco? Il bottone che sta dietro, dove io poggio il pollice, deve essere sempre verso di me, sempre direzionato nella mia direzione. Quindi se ce l'ho di fronte, di fronte; se ce l'ho di lato, lo strumento deve essere leggermente girato verso di me. Questa è una cosa molto importante perché va a ricalibrare anche quella che è la posizione del keyer. Questa è una cosa molto importante ed è un errore che spesso si commette, perché se io ho il keyer dritto e lo strumento ce l'ho di fianco, succede che spostando lo strumento vado a modificare un pochettino anche quella che è la posizione della testa e dell'altezza della testa e della direzione della testa. Noi dobbiamo sempre essere abbastanza dritti quando suoniamo. Vedi, io anche se adesso ho lo strumento di fianco,
la mia posizione è dritta, non è che io vado a girarmi qui o a girarmi così per suonare. Quindi quando suoni è molto importante avere anche un feedback visivo di come suoniamo. Non dobbiamo essere storti, non dobbiamo avere la testa così, non dobbiamo avere la testa verso sotto, dobbiamo essere belli dritti il più possibile. Cioè non è che siamo statuini e soldatini, quello no, però sempre il più eretti possibile. Mi raccomando, tieni sempre bene anche la tracolla, e se non sai bene come si fa, ho fatto un contenuto apposta di cui ti metto il link nella descrizione di questo video, in modo che tu possa ripassare un pochettino quello che è la tensione della tracolla, come posizionarla correttamente, eccetera. Spero che ti sia stato utile. Se ti fa piacere, lasciami un like, lasciami un commento. Se hai altre domande, scrivile tranquillamente nei commenti senza problemi. Ricondividi liberamente il video con i tuoi amici musicisti che potrebbero essere interessati all'argomento. E io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!